Streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Era da un po' di tempo che volevo comprare degli stampini per la resina e quindi un po' di tempo fa ho ordinato un po' di cose e mi sono arrivate queste due bustine dei miei acquisti. E allora ho pensato, apriamole in video così vi faccio vedere i nuovi stampini che ho preso e avrete un'idea delle nuove creazioni in resina che poi arriveranno più avanti. Ma cominciamo da questo, che dovrebbe essere il pacco che arriva da Molds by Mia. Avevo preso proprio poche cose, però insomma avevo voglia di qualcosina di nuovo e quindi vediamo. Che carini, sono in una bustina col bois. Allora, il pacchettino si presenta così, sopra c'è il suo bigliettino da visita, Molds by Mia. Quindi se volete sapere dove andarli a cercare, quelli che state vedendo, ecco, li potete andare a cercare qui. Oh, mi ha messo delle caramelle all'interno del pacchetto, che carina! E vedo che ha messo anche dei mob che non avevo ordinato, li ho messi in più, che carina, aggiunto. Allora vi dicevo, queste gomme, caramelle, non lo so, dopo me ne mangio. Poi questo castelluccio che io non avevo ordinato, quindi me l'ha dato in più. Il fiocchetto anche non lo avevo ordinato e quindi me l'ha mandato in più. Poi ho comprato questo qui a forma di cuore, che volevo perché non avevo un cuore un po' più grande con la forma bombata, quindi volevo qualcosa da usare con gli adesivi, però differente, volevo qualcosina di nuovo e quindi ho preso questo. E ho preso anche quest'altro cuore che, come potete vedere, invece bordi così, sempre per lo stesso motivo, perché volevo fare qualcosa di sempre semplice, però più carino e nuovo. Poi ho preso questo che è una sorta di mini Game Boy che mi piaceva un sacco. Quando vedo le persone fare le creazioni a forma di Game Boy e cose del genere mi attirano sempre e quindi ho deciso di prendere una cosa del genere anche io. Oh, c'è un altro bigliettino, non l'avevo notato, che è uscito fuori dal pacchetto. E c'è scritto thank you Maria Carla e nel prossimo ordine puoi avere il 15% di sconto. Ah, bene, col codice 15 thanks, va bene. Poi questo qui che è un Tamagotchi, che è uno stampino che volevo da tanto tempo, un poco come il Game Boy, che non avevo notato che sotto ha anche una formina per un fiocchettino e una formina per una stellina. Sono molto curiosa di provare questi due e di vedere che cosa ne viene fuori. E poi sempre in tema semplicità ho preso questi che sono praticamente le cornicette, no? E al centro si può mettere un adesivo o qualcosa. Questo che è quello piatto e poi c'è questo che è quello bombato. Quindi, yay! E questi erano i moldi Molds by Mia. Adesso apriamo quest'altra bustina che praticamente arriva da una ragazza che ho trovato su Etsy, che spedisce da Malta e ha delle spese di spedizione basse, quindi questa cosa mi piaceva, per questo ho ordinato da lei, anche perché in giro ci sono dei negozi che hanno dei mold bellissimi, però riusciranno i nostri eroi ad aprire intanto? Vabbè, facciamo così. Dicevo, ci sono dei negozi che hanno dei mold bellissimi, però hanno delle spese di spedizione troppo alte e io davanti alle spese di spedizione troppo alte mi fermo. Vediamo qui che c'è. Non ha messo bigliettini, mi sembra, quindi al limite poi il nome della ragazza, che ora non me lo ricordo esattamente, ve lo scrivo nell'info box. Comunque si trova su Etsy e spedisce da Malta. E vediamo che c'è. Allora, ci dovrebbero essere dei fantasmini col cappello. Vi dirò, ragazzi, questi mold secondo me invece sono un mezzo fallimento, perché guardandoli dentro, non lo so, sono un po' strani. Lo scopriremo solo provandoli. Ma comunque dovrebbero essere dei fantasmini col cappello. Vedremo come verranno. Poi due fiocchetti. Anche qua devo dire la qualità non è fantastica. Sono molto molto sottili, mi sembra, questi. Delle zucche. Ma all'interno il problema di questi mold è che sono fatti veramente male.
O almeno a guardarli così mi danno questa impressione. Li devo provare poi per capirlo, ma boh, non lo so, sembrano strani. Vedremo quando li proverò. Due totori, anche qua non si capisce niente a guardarli così. E anche all'interno vedo tutti i segni. Boh, no, non lo so, vedremo, vedremo. Non essere incredula, Maria Carla. E queste ossa incrociate. Invece questo, stranamente, mentre tutti gli altri sono poco profondi, questo è super profondo. Ma forse era questo il motivo per cui questi mold costavano poco e anche le spese di spedizione erano particolarmente basse, perché non erano niente di che. Vedremo, vedremo. Vabbè, io ora li sto giudicando senza averli provati. E poi mi ha dato in omaggio, perché questa non l'avevo comprata, questa scritta Barbie. Questa sono curiosa di provarla, sono curiosa di scoprire come verrà. Questi qui, insomma, non lo so, li devo provare ad occhio. Non lo so, mi lasciano un poco perplessa. Quelli di Molds by Mia mi piacciono perché li avevo già provati in passato, ho già comprato da lei, quindi so che sono buoni. E vedremo, vedremo, vedremo nelle prossime creazioni che cosa verrà fuori, se verrà fuori qualcosa di buono o qualcosa di non tanto buono. Quindi restate sintonizzati sul canale per vedere i prossimi video e scoprire che cosa è successo con queste creazioni e questi mold. Grazie mille per essere stati con me, io come al solito vi do appuntamento alla prossima volta e venitemi a trovare anche su Instagram, su Facebook, eccetera, la sapete la storia. Ci vediamo, ciao ciao!